22 anni dall'addio tacito della serva di Dio, Irma Scrugli. Ma la concomitanza del convegno diocesano di Mileto ha fatto trasferire ad oggi questa commemorazione. Sappiamo, ricordato anche prima, che è in corso il suo processo di beatificazione. Ringrazio di cuore chi sta lavorando per questo. Tra i testimoni è stato sentito appena in tempo anche il Monsignor Grillo, recentemente scomparso, come ricordato, mentre si trovava in Romania. Siamo ancora in attesa, ma non è arrivata la telefonica per avere notizie. Siamo ancora in attesa per lo stato della causa di Don Mottola. Non sono informato se il summarium, cioè la raccolta dei documenti che riguardano il presunto miracolo, ma non sono informato se il summarium che è stato presentato già dal mese di febbraio è a posto e quando passerà la commissione medica che esaminerà, da lì poi avremo per certo il riconoscimento e quindi la dichiarazione del nostro beato, ce lo auguriamo. Tra l'altro Papa Francesco nei giorni scorsi ha dato delle regole proprio per la commissione medica, ma comunque noi ci affidiamo al Signore e a Don Mottola, se vuole anche lui deve fare la sua parte, no? Capito? Per fare memoria di Irma Scrugli ci viene da pensare come questa donna si sia lasciata interpellare e afferrare dal Signore in un discernimento che l'ha portata sotto la guida di Don Mottola, suo padre spirituale, a dare una svolta radicale alla sua vita, cambiando il suo progetto. Lei voleva consacrarsi monaca di clausura, vivere in monastero, invece si è trasformata in contemplativa della strada, che l'ha portata a contemplare e servire il Signore nei poveri, nei diseredati, negli abbandonati da tutti. Nel grido dei poveri ha saputo ascoltare la parola ed incontrare la carne di Dio. Nella fame dei poveri è Dio che fa, nelle loro piaghe è Dio che è piagato. Se stai pregando e un povero ha bisogno di te, diceva San Vincenzo de Paolo, corri da lui. Il Dio che lasci è meno sicuro del Dio che trovi. È in perfetta linea con l'insegnamento di Gesù, quando ci dice: ciò che fate al più piccolo dei vostri fratelli, lo fate a me. E incontriamo realmente Gesù. La parola di Dio che abbiamo ascoltato nella messa ci ha immesso su questa strada. Potevamo, prima lettura, ci ha richiamati ad una religione dei fatti, non delle chiacchiere. Guai a voi spensierati, che fate parole. Guai a quelli che preferiscono stare sdraiati sui divani senza sporcarsi le mani. Non serve a nulla questa fede. San Paolo poi nella seconda lettura, scrivendo a Timoteo, ci ha sollecitati a tendere alla giustizia, alla carità, alla pazienza, all'altezza. Non c'è bisogno di commentarle queste parole, questi termini. Ma è soprattutto Gesù, con la parabola del ricco bulone e del povero Lazzaro, a darci una scoppola di quelle che non lasciano tranquillo nessuno. Da una parte
Epulone non è il suo nome. Senza nome, non merita un nome. Ecco, l'unico scopo della vita è godersela, spassarsela. Per lui le ricchezze materiali sono la sua seconda pelle, si identifica in esse. Dall'altra, un povero. Stavolta con un nome ben preciso, Lazzaro. E Gesù, guarda caso, sceglie come nome per questo povero il nome di un suo carissimo amico, che è Lazzaro. Lazzaro che non si lamenta del suo stato di povertà, si affida alla carità degli uomini, che non sempre arriva, ma soprattutto ha fiducia nella misericordia e nell'amore di Dio, che alla fine, quando muore, gli riconosce questo merito della fedeltà, facendolo, come abbiamo sentito, portare in alto dagli angeli nel seno di Abramo, per sedere al suo banchetto in paradiso. Anche il modo di esprimersi di Gesù è significativo. Usa e si esprime in altro modo parlando del ricco e buone. Il ricco non è solo egoista, ma fa sfoggio della sua ricchezza, mortificando il povero Lazzaro, a cui non rivolge nemmeno uno sguardo. La fine arriva anche per lui la morte. E si dice, Gesù dice, fu sepolto, nell'inferno. Il ricco, vediamo bene, non è ricovato per le sue ricchezze, per il lusso, per gli abiti firmati che porta, ma per la sua indifferenza verso il povero, verso il prossimo, verso chi ha bisogno. Non un gesto, non una briciola di pane, non una parola rivolta a Lazzaro. Sente superiore a tutto e a tutti, non si può ripassare con quel povero disgraziato. Che figura ci avrebbe fatto davanti ai suoi invitati? Si sente superiore a tutto. E malgrado sia circondato da tanta gente, egli non ama nessuno e non riesce a capire nessuno. Se non si ama, non si capisce. Gli altri ci sono a mezza con lui, ma perché gli servono, non perché gli amano. Possiamo capire che il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. L'altro neppure esiste. Lazzaro è solo una lama di uomo, lasciato tra i cani. Ma le sorti, abbiamo sentito, nella parola si ribaltano, le parti cambiano. Il Signore ripaga con la sua moneta, che è misericordia, ma anche giustizia. Dare a ciascuno secondo i meriti acquistati nella vita, dopo aver dato comunque tutto il tempo necessario eventualmente per ravvedersi della vita peccaminosa e quindi approfittare del perdono e della misericordia. Ma se io mi rifiuto e non faccio nulla per ravvedermi, Dio non può farci nulla, non ci violenta. La colpa è mia, che non voglio che Dio mi perdoni, mi usi misericordia, perché se volessi chiederei perdono, mi pentirei, non lo faccio. Sono sicuro di me stesso, sono pieno di me stesso. E abbiamo sentito poi il dialogo successivo che avviene tra Abramo e il ricco e buone condannato alle pene dell'inferno. Non potendo ottenere più nulla per sé, tra noi e voi non c'è nessun rapporto, allora chiede almeno che Lazzaro possa andare ad avvertire i suoi familiari, che non sono da meno di lui. C'è come
inviati da Dio tramite Mosè e i profeti. Per voi ci sono, basta seguirli. A questo punto abbiamo sentito la sagacia di questo uomo, abituato ad averla sempre vinta, non si contenta di avere risposta. Se però dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno, resteranno scioccati, un morto che parla, che appare. E abbiamo sentito anche la risposta di Abramo. Chi è abituato al compromesso, chi è corrotto, pensa che tutto sia possibile con una raccomandazione. Possiamo trasferire questa mentalità anche ai tempi nostri. Non c'è di mezzo il vero senso della religione a spingere ad agire secondo certe regole, ma una forma di idolatria di se stessi. Perché ci comportiamo così, in maniera astratta, distaccata, indifferente? C'è una forma di idolatria di noi stessi. Pensiamo ai mafiosi, ai disonesti, a quelli a cui interessa solo il profitto personale, non importa come viene ottenuto. Quale religione possono avere se non una sua partenza, che serve solo a nascondere l'idolatria di se stessi? Noi, io sono al centro di me stesso, non Dio. Si sente dire che oggi il mondo è pervaso di ateismo, di totale indifferenza religiosa. In parte può essere anche vero, ma se ci riflettiamo un po', ci accorgiamo che la cultura di oggi non è atea, ma idolata. Anche chi si atteggia ad ateo si sente al di sopra di tutto, vedi il ricco e l'uomo. In realtà si è creato i propri idoli, si è inventato un'infinità di ambienti portafortuna. Possiamo chiamarli come vogliamo, denaro, successo, smania di potere, voglia di potenza. In realtà adoriamo noi stessi, il nostro io che si trasforma in Dio e ci rende schiavi di noi stessi, non liberi. È un'illusione la libertà. In realtà non sappiamo fare a meno di tanti meccanismi, ne siamo diventati vittime, contiamo solo noi, come lui che culone, che non si importa di nulla, eccetto che di spassarsela. È così che anche noi ci siamo costruiti un mondo di inganni e di furberie, pensando che un oggetto qualsiasi, il denaro e tutto il resto, come un amuleto porta fortuna, possa tutelarci e salvarci dall'animale. Come fanno a ridere quelle persone che si portano dietro quegli oggettini di peluche, quel mio porta fortuna, senza di questo io non cammino, non mi muovo, non esco di casa. Non è idolatria questa. Così non cerchiamo quella verità e il senso della vita in Dio, ma cerchiamo il senso della vita negli idoli che ci costruiamo e dei quali siamo diventati schiavi, perché non riusciamo a liberarcene. La serva di Dio, Irma Scrugli, Don Mottola, i santi, il povero Lazzaro del Vangelo, ci insegnano invece che il vero senso delle cose che spinge, cioè, ad uscire fuori dal nostro io, a liberarci dai nostri calcoli, dai nostri idoli terreni, per rimettere Dio al centro della vita e dei rapporti con gli altri. Questo ci ha insegnato con la sua testimonianza il Mascugli, questo ci ha insegnato Don Mottola, che sono sporcate le mani, non hanno lasciato la porta, povero Lazzaro. Sono le opere di misericordia, corporali e spirituali, la sfida con cui misurarci. Su questa strada, concludo, di riscoperta della spiritualità e dell'amore misericordioso, ci accompagnino noi.
Thank you.
sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che voi apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Datevi un segno di pace. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.